Casa Autogrill è arrivato l'annuncio dei 77 licenziamenti di dipendenti di Via del Corso. Cosa sta facendo l'UGL e come sta seguendo la vertenza? Intanto abbiamo denunciato la situazione che ci sembra paradossale, rappresenta in modo emblematico quello che sta accadendo in Italia, ossia imprese e società importantissime, quali quelle del gruppo Autogrill, che investono addirittura all'estero e fanno elevati profitti. Vorrei ricordare che lo scorso anno Autogrill ha avuto dei ricavi del 7%, scaricano e optano per fare i loro investimenti all'estero e scaricano sul nostro paese quelli che sono i drammi della disoccupazione e della cessazione dei posti di lavoro. Autogrill rappresenta, Autogrill di Via del Corso, l'ennesima chiusura e l'ennesima procedura di licenziamenti collettivi e fa seguito agli altri punti di Roma Eur, di Cinecittà e di Tor Vergata. Quindi chiederemo da subito, e l'abbiamo fatto insieme all'UGL Lazio, un tavolo di confronto interistituzionale con il Comune, con la Regione, con il Prefetto, con la Provincia, e chiederemo che questi lavoratori vengano immediatamente ricollocati in settori e unità produttive diverse da quelle che si intendono chiudere, o in alternativa comunque faremo delle dure battaglie per fornire a questi lavoratori ogni strumento di sostegno al reddito che oggi i nostri enti possono permettersi. La cosa che però non vogliamo sottacere è che i lavoratori hanno bisogno di un elevato senso di legalità e di giustizia sociale, che stanno denunciando al sindacato, e il sindacato deve essere al loro fianco per sostenere queste famiglie in difficoltà che sono dietro ad ogni singolo lavoratore.